tutto legato agli Incredibili, perché ricordava Amanda che il film, il primo, è di 14 anni fa e mio figlio è prossimo ai 14 anni. Questo è stato uno dei primi film che abbiamo visto insieme, anzi se non il primo, e l'idea di poter essere presente nel sequel per me è fonte di orgoglio, perché poi uno fa sempre la ruota del pavone davanti ai propri figli, è una cosa che resta. Devo dire un grazie grosso come una casa tanto a Roberto Morville quanto a Massimiliano Manfredi, che è il direttore del doppiaggio, che in qualche modo è riuscito a tirare fuori il meno peggio di quello che c'è in me, ed è stata una piacevolissima avventura. È imbarazzante nel senso positivo del termine la qualità, l'iperrealtà di quello che si riesce a vedere. C'è un pezzo del film dove i figli degli Incredibili, incredibili anche loro, guardano i cartoni animati con i quali sono cresciuto io e quelli della mia generazione, ed è imbarazzante vedere proprio due epoche a confronto, quindi questo è molto forte come impatto. È stata una bella esperienza, speriamo si ripeta.